Benvenuti anche questa mattina dalla palestra del Roncavalieri, il Cavalieri Gran Spa, e facciamo un nuovo allenamento. Allora, allenamento di oggi, faremo sempre un HIIT, un High Intensity Interval Training, quindi useremo i pesetti per quel che riguarda il tono della parte superiore, carico naturale per lavorare le gambe, ci servirà un tappetino. Il lavoro sarà gambe, braccia, addome, cardio. Quindi abbiamo tre bei circuiti da fare ripetuti due volte. Se non avete i pesetti in casa, potete utilizzare le bottigliette d'acqua. Dunque, io direi di cominciare con il riscaldamento. Io chiamo gamba destra, per voi è gamba destra, non sarà la mia gamba sinistra, perché viene direttamente ribaltata l'immagine. E direi di cominciare, siamo in parecchi, direi di cominciare con il riscaldamento. Mi date la marcia destra sulle gambe. Via. Allora, marciando, divarichiamo le gambe. Cominciamo con le braccia energiche. Oggi a Roma è una favolosa giornata di sole. Sulle gambe, 4, 3, 2, sposto il peso. Il mio riscaldamento grosso modo è sempre lo stesso, perché così lo imparate, i miei allievi ormai l'hanno imparato, e piano piano, quando avete voglia di allenarvi in casa, ve lo riproponete quando volete. Braccio avanti, via, 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 sono 4, là, 3 e 2 e braccio in alto, allungo bene, eh? Intanto vedo anche qualche ragazza del Giovanna Lecis Fan Club. Vi ricordo che questo allenamento rimane registrato sulla pagina del Cavalieri Gran Spa e poi ci sarà sempre un'anima mia che lo metterà su Facebook. Gamba dietro, via, 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 leg curl. E mentre portiamo la gamba dietro, apro le braccia e controllo sempre il movimento. Via, 4, là. 3, via, 2, via, lo stesso lo faccio con le braccia in avanti. Dobbiamo scaldare le articolazioni, mandiamo sangue alle articolazioni, ossigeniamo i nostri muscoli, li riscaldiamo per prepararli al nostro allenamento. Braccia in alto, su via, hop là, allungo bene, sempre in modo controllato. Sono 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, step touch, apro e chiudo e comincio a sollevare il ginocchio sinistro, step knee up, inserisco anche le braccia in modo energico e continuo, non mi fermo, bravi, quanti siete, via, là, sono 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, di seguito la gamba, ripeto, allungo bene, allungo, e 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, gamba tesa, scendo e salgo, giù e allungo, comincio a scaldare la caviglia, bene, il muscolo del polpaccio, ancora 4, via, ancora 3, là e 2, rimango e allungo poco poco, spingo il tallone verso il basso, guardo avanti e sto lì. E respiro. Intanto saluto le mie allieve della palestra che mi stanno guardando e le ragazze del Giovanna Lecis Fan Club. Ne approfitto. Sul ginocchio allungo e sto lì. Schiena dritta, scarico il peso sulla gamba, allungo l'adduttore e gli schio curati. E sto lì. Bella schiena piatta. Passo al centro. Arrotondo bene la mia schiena, spingo la pancia in dentro, inspiro, prendo aria, fuori aria, scarico la pancia, inspiro, prendo aria e salgo srotolando. E si va, gamba sinistra, sulle gambe, via. Marciando, divarico le gambe, su. Sono 4, 3, 2, sposto il peso a sinistra, toe touch. Allungo e inserisco le braccia. Ci dobbiamo.
dobbiamo scaldare per preparare muscoli e articolazioni al lavoro successivo. Quando decidete di fare un allenamento, il riscaldamento è fondamentale. Salgo verso l'alto, allungo, via, che sia una camminata, che sia una corsetta sul posto, cominciate a farci condurre le braccia. Dovete mandare sangue alle articolazioni per ossigenare, per scaldare i muscoli. Gambe dietro, via, là. Non partite mai a freddo, pensate che il corpo umano è una macchina. Quando noi andiamo ad accendere la macchina, facciamo scaldare e poi partiamo. Stessa cosa per quello che riguarda il nostro corpo. Braccia fuori, via, via, altrimenti rischiamo di farci male. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, chiudo avanti, fuori il collo, sempre bene la postura, non sbatacchiate le braccia, eh? Controllo bene il movimento e spingo le braccia in alto, sono 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, step touch, apro e chiudo, ginocchio destro verso l'alto, là, via, sono 8 e 7 e 6, allungo bene 5 e energiche le braccia, 4 e 3, via, 2, di seguito la gamba, ripete, su bene, 8 e 7, 6, 5, 4, 3, 2 e cambio, perfetto. Allora, prendo il mio cronometro, così lavoro con il cronometro e riesco a descrivervi gli esercizi. Prendo i miei pesetti, se non volete utilizzare i pesetti avete le bottigliette d'acqua. Oppure fate l'esercizio a carico naturale, intanto imparate l'esercizio e poi piano piano, man mano che vi sentirete allenati, inserite il carico. Allora, primo esercizio. Facciamo un esercizio combinato. Prima ve lo spiego. Allora, ci facciamo uno squat, che ormai sappiamo fare, ci sediamo dietro, sentiamo bene il peso sui talloni, punte dei piedi leggere. Quando torniamo su, solleviamo la gamba destra, quindi lavoriamo sempre sull'equilibrio e facciamo un kick in fuori. La stessa gamba la andiamo ad incrociare dietro per fare un affondo sinistro, perché è un affondo corsi. Corsi significa inchino, quindi pensate di essere davanti alla regina Elisabetta. Il busto rimane fermo, frontale davanti al video, ok? Non mi giro. Il ginocchio è sempre sopra il tallone, scendo, sento bene che si stira il gluteo, ritorno su di nuovo in kick, pronti per ripetere lo squat. Allora, ci siamo? Lo facciamo insieme. 4, 3, 2, il primo lo squat, scendo, kick, incrocio, scendo, e là, squat, scendo, fuori la gamba, incrocio, e là, ancora. Se non avete problemi di equilibrio, potete poggiare le mani da qualche parte, oppure, invece di fare il kick laterale, puntate la gamba in fuori. Via, là, e squat. E apro bene le spalle. Rimango, l'inchino della regina, sento il peso sul tallone sinistro. E scendo. E là. E curse. E su, ce ne mancano 4, respira, incrocio, e su, ce ne mancano 3, sali, busto bello dritto nello squat, mi raccomando, e su, 2, controllo, sempre punto l'attenzione sull'equilibrio, perché l'equilibrio si tende a perdere, soprattutto con l'avanzare dell'età, lo dobbiamo allenare, per allenare l'equilibrio, andiamo nel disequilibrio, mantengo lì, cresco verso l'alto, piccole pulsazioni 8, via, 7, continua, 6, sentite che anche il gluteo sinistro brucia, perché sta stabilizzando la posizione, 4, ah che dolore, 3, via, 2, e sciolgo le gambe. Avete con voi i pesetti? Esercizio con i pesetti. Allora, non fate caso a me, io uso i pesi piccoli piccoli perché oltre al gomito mi fa male anche la spalla, per non farci mancare nulla. Allora, esercizio sarà spinta in alto braccio destro, il sinistro e braccia insieme.
gambe semipiegate, schiena bella dritta, si va, destro e sinistro insieme, su, ancora, destro, sinistro, braccia insieme, fuori il collo, via, oh. Se io ho bisogno di tirare sulle spalle per portare le braccia in alto, significa che il carico è eccessivo o comunque non ho un'ottima mobilità della spalla. Quindi all'inizio fatelo senza peso. Via, allungo, allungo tutte e due le braccia insieme, su, via, destra, sinistra, insieme, ancora, fuori il collo, sempre postura, e su, via, e opla, via, e salgo, non mollate, opla, via, e su, le costoline chiuse, pensate a chiudere il bottone della giacca, e spingo, me ne date ancora 4, su, là, le ultime 3, salgo, salgo, via, le ultime 2, su, su, l'ultima e stendo destra, stendo sinistra, braccia insieme. Allora, un esercizio cardio e oggi ci facciamo un passo dell'aerobica, quindi datemi la marcia destra. Allora, marciando la gamba destra va avanti e indietro e diventa un mambo. E per chi mi segue, di solito ormai il mambo è facile facile e magari aggiungo un po' di bacino. Via, certo, non abbiamo la musica, con la musica sarebbe stato più facile. Se però vogliamo aumentare l'intensità, lo facciamo saltato. In avanti e indietro. È la gamba destra che comanda. Via, là. Se la vogliamo ancora aumentare l'intensità, facciamo una posa avanti e indietro. Avanti e indietro. Hop e là. Lo decidete voi. La decidete voi l'intensità del movimento, dell'esercizio. In base a quale? A cosa? A quanto siete allenati. Questo è basso impatto. Gamba che va avanti e dietro. Forza, forza. Oppure alto impatto. Mambo saltato. Oppure più intenso. Chiudo avanti, torno dietro. Chiudo avanti, addome sempre attivo. Via. Oppure senza impatto. Ce ne mancano 4. Respiro 3. Respiro 2. E uno, e stop. Siamo a terra, perché ci manca il nostro esercizio per l'addome. Andiamo a fare una plank. Allora, la plank la facciamo a braccia tese. Quindi, le mani ricadono sotto le spalle sono lontane dalle orecchie, distendo tutte e due le gambe dietro, i glutei stretti. Quindi non crollo sulle spalle, non mando il bacino avanti, ma come se volessi contrastare il pavimento. Mantengo lì, spingo la pancia indietro. Ora, mantenendo questa posizione, sollevo una gamba dietro e poi l'altra. Quanto sollevo la gamba? Quanto basta per far contrarre il gluteo? Quindi non è questo, ok? Il bacino rimane sempre parallelo al pavimento. Mi ricordo di respirare. 8. Via. Se stare sui polsi è troppo faticoso, potete anche mantenere i gomiti a terra. L'esercizio è lo stesso. Ancora 4. Non mollate. Ancora 3. Via. 2. Via. 1. E stop. Oh, aiuto! Tutto da capo! Si va! Allora, squat, affondo cursi, una gamba sinistra. Andiamo sempre a tempo. L'esercizio deve essere sempre perfetto dal punto di vista tecnico. Se è perfetto è meno invasivo e anche bello a vedersi. Allora, pronti via? E si va! Gamba sinistra. Squat, kick, cursi, kick, via, giù, equilibrio,
e scendo. E là. Mi ricordo che il busto è sempre di fronte al video. E incrocio bene, pensate all'inchino, davanti alla regina. E scendo. E su. E incrocio. Là. Bene. Scendo. Ogni volta qui voglio fotografia. Incrocio. Pensate alla foto. Ce ne mancano tre. Giù. Fotografia. Addome sempre attivo. Giù. Sali. Le ultime due. Scendo. Schiena dritta, mi raccomando, non andate in flessione della colonna, eh? E su. E scendo. Salgo. Incrocio. Rimango lì. Cresco verso l'alto. Gluteo sorridente. Apro. Via. 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 Sono 8. E 7. Cresco verso l'alto. 6. Non mollate. 5. Via 4. Via 3. Via 2. E respiro. Riprendo i miei pesetti. O le mie bottigliette d'acqua. Che bello, siete sempre tutti lì. Non mi state abbandonando, eh? Pronti via? Allora, partiamo col braccio sinistro stavolta. E si va. Sinistro. Destro, braccio insieme. Su. Via. Sinistro. Destro, braccia insieme. Ancora. Sinistro. Lascio proprio andare il pesetto perché ho proprio male al braccio. Chiedo scusa, ma se no non potevo fare la lezione. Via. Là. Stendo. Stendo, insieme, fuori il collo, allungo, braccia insieme, via, su bene, distendo bene. La fase finale della distensione del braccio la fa il tricipite, il muscolo che ricopre la parte posteriore del braccio, e la prima parte la fa il deltoide, quel muscoletto che va ad arrotondare le spalle. Fortunatamente noi abbiamo sempre opzione spalline sulle giacche, no? Ma se abbiamo un bel deltoide, una bella spalla rotonda, non abbiamo bisogno di mettere un cuscinetto. Via, stendo. E le ultime due, fuori collo, distendo. Distendo, ancora una. Via, stendo, fuori collo, là e su. Molto bravo. Andiamo di mambo? Mambo sinistro, quindi partiamo dalla marcia. Marciando, quindi le gambe non si fermano mai, la gamba va davanti, marcia dietro, avanti e indietro. E come per magia abbiamo un mambo. Via, là, via, via. Ok, vogliamo aumentare l'intensità di questo esercizio aerobico? Abbiamo detto mettiamo un impatto, quindi saltiamo in avanti e indietro. Hop là, via, hop là, via. Vogliamo aumentare ancora l'intensità? Carichiamo avanti, carichiamo indietro. Sulla sinistra, sulla gamba destra. Hop e là. Oppure, mambo saltato. Via, là. Oppure, senza impatto. E magari enfatizzate il lavoro del bacino. Via, hop, là, hop. Là, sono 8, sono 7, respiro nel frattempo, 6, 5, 4, 3, 2 e cambio. Di nuovo la nostra plank. Allora, questa la voglio con le braccia distese. Vi ricordo, se avete problemi ai polsi, mettete i gomiti a terra e mantenete lo stesso. La vostra plank, nella plank va a lavorare tutto il corsetto addominale. Allora, le mani sotto le spalle, non vi incassate nelle spalle, ma sgusciate fuori. E da qui, glutei stretti, e andiamo a sollevare un tallone verso l'alto. E poi l'alto. Il movimento è piccolo. La gamba si solleva quanto basta per far contrarre il nostro gluteo. Salgo, salgo, via, non mollate, via, e sono 8, respiro, 7, 6, 5,
4, 3, 2 e stop. Molto bravi! Idratatevi, bevete se dovete bere e cambiamo esercizio, cambiamo circuito. Allora, primo esercizio, andiamo a fare un gran plié della danza. Quindi cosa voglio? Voglio le gambe divaricate, un po' più della larghezza delle spalle. Schiena dritta. Mentre nello squat i glutei si sfilano indietro, nel plié, come le ballerine, il bacino scende perpendicolare. Le ginocchia vanno verso il secondo dito del piede. Questo lo ripeto sempre perché spesso vedo fare questo. No, mandate i femori in extra rotazione e cercate di caricare verso il mignolo, non sull'alluce. Già come spostate il carico sul mignolo, sulla parte esterna del piede, andate in extra rotazione. Allora, l'esercizio è questo, quindi andiamo a fare proprio un esercizio della ballerina. Scendiamo, mi raccomando, le ginocchia cadono sempre perpendicolari ai talloni. Quindi, se avete le gambe troppo strette, questo non va bene, perché il ginocchio supera la punta del piede, quindi sono sempre perpendicolari. Sentite allungare gli adduttori, vado sulla punta del piede, sollevo quindi i talloni, appoggio i talloni e torno su, attivando bene glutei e corsetto, costoline chiuse. Ci proviamo, si va, scendo, tallone, hop, e torno su. Scendo, là, hop, e quando scendo sento proprio l'interno coscia che si stira. Questo è un esercizio multiarticolare dove lavorano tante articolazioni e gli adduttori si devono allenare con esercizi multiarticolari, perché gli adduttori sono come i nostri tricipiti, sono dei muscoli che vengono usati poco e vanno a perdere tono, soprattutto nelle donne, l'interno coscia, via. Mentre gli uomini vorrebbero fare solo chest press, solo petto, in palestra vedi le donne che fanno solo interno coscia, tricipiti e glutei, via, perché sono quelli che con la gravità tendono a scendere, via, e su, e a perdere tono, là, hop, e strizzo i glutei, scendo, talloni, hop, e su, ancora due, là, hop, schiena bella dritta, uno, là, hop, rimango giù, solo i talloni salgono, otto, e scendono, 7, equilibrio, 6, via, 5, le cosce bruciano, 4, e 3, e 2, oh, stop, sciolgo le gambe. Allora, prendo i pesetti, ne voglio uno solo, se non avete il pesetto potete utilizzare le bottigliette d'acqua. Allora, intanto vi spiego l'esercizio. Andiamo ad attivare la muscolatura degli obliqui, ma anche finiamo di lavorare con le spalle. Quindi, codina tra le gambe, glutei stretti, addome attivo, le braccia sono in avanti. Cosa facciamo? Le gambe sono semipiegate, in modo morbido. Da qui andiamo verso destra, quindi ruotiamo le costole di sinistra verso destra. Torniamo, andiamo a sinistra. Torniamo al centro, portiamo tutte e due le braccia in alto e le riportiamo frontali. Si va, destra, là, sinistra, via, salgo. Quando vado a destra il bacino rimane fermo, ruoto e salgo, via, bacino rimane frontale al video, sono le costole che ruotano perché gli obliqui si inseriscono sulle costole, quindi non sono le braccia che vanno, via e giù, lo devo sentire la rotazione, ruoto, gli obliqui lavorano, salgo e scendo. 1, 2, 1, 2, e qui lavora la spalla, e giù, 1, 2, e là, e salgo, e scendo, 1, 2, via, corsetto sempre attivo, ne voglio ancora 4, via, salgo, e là, ancora 3, via, salgo, là, ancora 2, via, su, giù è l'ultima, ruoto, ruoto, salgo e scendo.
esercizio cardio. Mi date un meraviglioso step touch. Apro e chiudo. Facile, facile. Ok, volete aumentare l'intensità? Lo facciamo più grande. Allora, se vogliamo aumentare l'intensità, andiamo a fare con i piedi un cha-cha-cha. Quindi, pam pam pam, cha-cha-cha, cha-cha-cha. Marcate il cha-cha-cha con i piedi. Via, via. E intanto sviluppate un po' di coordinazione. Le mie signore dell'aerobica questo ormai lo sanno fare, eh? Via, cha-cha-cha, cha-cha-cha, via. Se è troppo difficile fare questo controtempo marcato con i piedi, fate due saltelli sul sinistro, due sul destro. Due, due, poni poni. Là. Oppure non volete fare impatto, saltaccio più grande possibile, respirando. Potete anche inserire le braccia se volete aumentare un po' l'intensità. Nulla vi vieta di fare questo. Oppure cia cia cia, pam pam pam, controtempo, via. Giocate con i piedi. Pam pam pam, sono otto. Là, sette, oppure poni, due, due, sei, via, cinque, là, oppure step touch, tre, via, due, via, uno, e respiro. Addome, andiamo di nuovo a terra, questa volta andiamo direttamente in plank con l'avambraccio sul pavimento. Metto il mio tappetino, così è qualcosa di morbido. Allora, i gomiti questa volta sono sotto le spalle, distendiamo tutte e due le gambe, mandiamo la colonna non verso l'alto ma tra le gambe, quindi attiviamo bene i glutei e da qua quello che vi chiedo è apro gamba destra, apro gamba sinistra, richiudo, richiudo, via, via, chiudo, chiudo, via. Se l'esercizio è troppo complicato, è troppo difficile, mantenete la planca e state lì, non muovete le gambe, lo decidete voi. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e respiro. Ah, questo up and down fa sì che ci sia un cambio di flusso e sentite come ci siamo riscaldati, io sto sudando, è fatica anche per me, che ripeto, non sono molto allenata. Allora, gambe divaricate, ripartiamo da capo con i nostri plié, quindi andiamo a lavorare sull'interno coscia che domani si farà sentire. Quando solleviamo i talloni, lavorano anche i polpacci, quindi un bel lavoro di equilibrio, ma di tono anche sul polpaccio. Allora, pronti via? Schiena dritta, si va. Scendo, talloni su, hop, e salgo, giù, via. Se avete problemi di equilibrio lo potete fare appoggiando magari le mani sullo schienale di una sedia, oppure mani ai fianchi, guardo sempre un punto fisso. Mi ricordo però di caricare bene su tutte le dita dei piedi, non caricate solo sull'alluce, il ginocchio deve andare sulla linea del secondo dito. Mi raccomando, le gambe sono in extra rotazione. Quando scendete dovete sentire proprio tirare l'interno coscia. E su, ne voglio ancora quattro. Là e su, sono verticale, eh? Il bacino scende perpendicolare. Scendo, là e su, rimango giù. Sui talloni, giù i talloni. Sette. Via, punto fisso, 6, qui l'addome stabilizza, 5, là, e 4, via, e 3, via, 2, via, 1, ah, e sciolgo. Riprendo il mio pesetto o la bottiglietta d'acqua, potete fare lo stesso esercizio in tutti e due i modi. E si va. Allora, gambe semipiegate. Questa volta andiamo prima a sinistra, quindi sono le costole di destra che ruotano. Non sono le braccia, ma tutto il busto ruota. A destra, spalle che lavorano. Ruoto, ruoto, salgo e scendo. Via, via. Corsetto attivo. Se devo spanciare quando porto le braccia in alto,
vuol dire che il peso è troppo importante, quindi alleggerite il carico, o comunque che non avete una buona mobilità di spalle. Quindi andiamo a lavorare sulla mobilità delle spalle, che è fondamentale. Via, perché se le spalle non si muovono, guardate chi si muove, la zona lombare. Quindi non va bene. Via. Salgo, scendo, ruoto, ruoto, salgo, scendo, ancora 4, via, su, ancora 3, via, su, e 2, via, e salgo, è l'ultima, ruoto, ruoto e salgo. Bravissimi! Andiamo con il nostro esercizio cardio, mi date uno stentaccio a sinistra, apro e chiudo. Allora, facile, senza impatto, lavorano le gambe e intanto imparo a fare uno stentaccio, passo e tocco. Un po' più intenso, proviamo a fare un cia cia cia, cia cia cia, cambio di ritmo con le gambe, 1, 2, 3, 1, 2, 3, via, 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 via. Se è troppo complicato il cambio di ritmo, 2 saltelli da una parte e dall'altra. Poi con via, 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 via. Oppure altrimenti lo step touch e magari inserite le braccia. Lo decidete voi, tutta l'intensità che volete dare. Magari se oggi è mercoledì, se venerdì potete ripetere lo stesso allenamento, mettete un po' più di intensità. Pam pam pam. Gli allenamenti li trovate sempre registrati su questa pagina per cavalieri. Via, via, 4, non mollate, e 3, via, e 2, via, e 1, e respiro. Ancora una plank, come prima, ora la gamba, la prima gamba che si muove, apro, apro, chiudo, chiudo, sarà la sinistra. Mi raccomando, quando sono in plank, non spalle verso le orecchie, ma spingo, utilizzo il trapezio inferiore, giù le spalle lontane dalle orecchie e la caviglia non è verso l'alto, ma devo sempre chiudere, attivare bene il mio addome. Allora, come dovreste vedere, gomiti sotto le spalle, stringo gli uteri e partiamo con la gamba sinistra che si apre. Apro, apro, chiudo al centro, chiudo al centro, via, via. Queste sono solo varianti di una posizione isometrica come la plank, ok? Via, via, se è troppo intenso, rimanete in plank respirando e cercando di spingere la pancia in dentro, stringere gli uteri, allontanare le spalle dalle orecchie. Ne voglio ancora 4, chiudo, ancora 3, via, chiudo, e 2, e chiudo, e 1, e stop. Allora, abbiamo il terzo circuito, non mi mollate adesso, eh? Allora, andiamo a fare un esercizio per la parte posteriore delle gambe e per il gluteo. Andiamo a fare un esercizio che si chiama Good Morning, l'esercizio del buongiorno. Allora, ascoltatemi, mettete, mi metto di lato così mi vedete, tutte e due le mani sul sacro, le gambe sono semipiegate e rilasciate semipiegate, quindi io quando scendo non si piegano, rimangono lì, bloccate, la rotellina del movimento è qui, quindi lo snodo è all'altezza dell'anca. Pensate di aver ingoiato un bastone, da qui scendiamo, sentite che anche con le gambe semipiegate andate a prestirare la parte posteriore delle cosce, il gluteo si stira e da qui torniamo su e avviciniamo le natiche, strizziamo il gluteo, senza fare questo, non c'è bisogno di andare in retroversione, solo piccola contrazione. Pronti? Mi metto frontale e da qui si va, scendo, prestiro e torno su, via, cerco di mantenere la mia schiena dritta, mantengo la schiena dritta, via. Se è scomodo mantenere le mani dietro perché magari vi dà fastidio la spalla, lasciate le mani sulle cosce, slip
L'importante è non flettete la colonna quando vado giù, come se aveste ingoiato un bastone. La codina verso l'alto e qui codina verso il basso. Come mando la codina verso l'alto, sentite che stiro la parte posteriore delle cosce. Scendo e qui contrappo. Lo snodo è qui. Scendo e salgo. E se siete allenati lo potete fare anche con un pesetto al centro, potete decidere voi. Via, scendo e salgo. Strizzo bene il glute quando salgo. Me ne mancano 4. Fuori l'aria. Me ne mancano 3. E su. Domani vi garantisco che la parte posteriore delle cosce e i glutei si faranno sentire. Ancora 2. E su, l'ultimo. Scendo e cambio. Prendete i pesetti. 1 o 2, perché andiamo a lavorare su una muscolatura un po' più grande, andiamo a lavorare sul dorsale, quindi andiamo a fare un esercizio di rematore, quindi forse un pesetto è poco, io lo faccio con un pesetto perché ho sempre male al mio braccio. Allora, portiamo una gamba avanti, scarichiamo a schiena dritta sempre il peso sulla nostra gamba che è in avanti. Il braccio lo metto di lato così vi vedete, la schiena rimane bella piatta. Da qui andiamo a remare e che cosa facciamo? Non spostiamo la spalla in avanti, ma apriamo la clavicola, aprendo bene il petto e torniamo giù. Quindi da qui, se un peso è troppo poco, 2. Via, andiamo a mettere le mani all'altezza delle coste. Remo e torno. E apro bene la clavicola. Fuori l'aria e torno. Fuori e torno. Via. E là, apro. E quando fletto il braccio, lavora sia il bicipite sia il dorsale. E là, fuori l'aria, torno. 1, 2. Là, mando bene il gomito in alto dietro e non mando la spalla in avanti, ma apro la clavicola. Via, come se volessi spingere il petto avanti. Ce ne mancano 4. Ce ne mancano 3. Via, 2. Via, 1 e cambio. Giù i pesetti. Esercizio cardio, passo base dell'aerobica di step. Quindi con le gambe marciando descriviamo una V. E si va. Destra, sinistra, chiudo al centro. Apro e chiudo. Ok, gli diamo un po' di ritmo. Allora, questo è quello più facile, eh? Apro, apro, chiudo, chiudo. Se vogliamo aumentare l'intensità, o pieghiamo bene le gambe quando andiamo in avanti, schiena dritta però, non flettete il busto avanti. Oppure possiamo inserire le braccia. Torno, su, torno, su, torno. Se la vogliamo rendere ancora un po' più intenso, nel ritorno ci mettiamo 2 saltelli. Là, apro, apro, 2 saltelli. Quindi vi ho dato tutte le opzioni, lo decidete voi, senza impatto, un po' più di intensità piegando bene le gambe, oppure portando le braccia sopra la testa, oppure con 2 saltellini tornando indietro. 4, 3, 2 e respiro. A terra abbiamo di nuovo la plank. Allora, facciamo sempre una variante. La variante è plank più down dog, cioè il cane a testa in giù che si fa di solito nello yoga. Proviamo. Quindi, mani a terra. Le mani sono sempre sotto le spalle. Le gambe sono distese. Allora, questa è la posizione di partenza. Da qui, proprio come se un burattinaio tirasse il nostro coccige verso l'alto. Allungo bene. Il ritorno è di nuovo in plank, quindi non è qui, non sbrago mai. Ok? Tolgo le mani dal tappetino, sono scivolo. E si va. Sollevo i glutei verso l'alto. E poi torno in plank, strizzando i glutei. Via. Sollevo.
spingere bene il petto verso le ginocchia. Allungo bene. E torno. Controllate sempre la posizione, soprattutto quella di ritorno. È sempre una plank corretta. Via. Sollevo il gluteo verso l'alto. E torno in plank. Me ne date ancora 4? Su con il bacino. E torno in plank. Ancora 3. Su i glutei. E torno. Le ultime 2. Su bene. E torno. Ce n'è ancora una. Sali, 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 sali. E sali. E cambio. Ripetiamo tutto da capo. Forza che è l'ultimo circuito. Allora, ripetiamo il nostro good morning. Gambe semipiegate. Non troppo larghe le gambe, quindi larghezza delle spalle, come se dovessimo fare uno squat. Mettiamo le mani sul sacro. A me piace mettere le mani sul sacro così mi rendo conto del mio osso sacro, che è la codina che va verso l'alto e verso il basso. Se questa posizione però vi dà fastidio fare un'interrogazione della spalla, potete anche mettere le mani ai fianchi o le mani sulle cosce. E si va. Scendo, sento stirare i glutei e da qui mi riporta su. Via. Scendo, schiena dritta. E contraggo, e scendo, e salgo. L'idea è quella di aver ingoiato un bastone, quindi mantengo sempre il sacro, le scapole e la nuca sulla stessa linea, quindi non faccio né questo e neanche questo, ok? Sempre controllato il movimento. Il motore del movimento sono gli ischiocrurali e il grande gluteo, e salgo. Via, giù e su, ce ne mancano 4, non mollate, 4, sali bene, e 3, e su, e 2, fuori l'aria, l'ultimo, 1, e stop. Andiamo a fare il rematore con il braccio sinistro, quindi scarichiamo tutto il peso sulla nostra gamba destra. Spalle aperte, mi appoggio, la gamba sinistra la potete semipiegare, eh? Sto qui, schiena bella dritta, apro la spalla e ritorno, e si va, bam, e torno, il gomito va dietro verso l'alto, remo e torno, op, e torno, via, là, op, fuori il collo, lungo il collo, spalle lontane dalle orecchie, mi concentro sul bicipite che sta lavorando, ma anche il dorsale, apro clavicola, via, fuori l'aria, via, ancora 8, e 7, e 6, e 5, non mollate, 4, 3, 2, e cambio. Ci mancano 2 esercizi, allora il nostro cardio, bistep, la gamba sinistra, apro, apro, chiudo, chiudo, sciolgo bene le gambe, descrivo una V sul pavimento, apro, apro, chiudo, chiudo. Allora, aumentiamo l'intensità, grandi le gambe, piego, piego, stendo, stendo, aumentiamo di più, aggiungiamo le braccia, leva, lunga sopra la testa e il cuoricino sale, via, oppure... apro, apro, due dentro, due saltellini indietro, apro, 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 decidete voi sempre l'intensità del movimento, via, via, oppure senza salto, grandi le gambe, ce ne mancano 8, respiro, ce ne mancano 7, e 6, e 5, potete usare le braccia, 4, e 3, e 2, e cambio, ultima plank con un down dog, quindi con un cane a testa in giù, proviamo, allora, qui non me ne vogliano gli insegnanti di yoga, allora, mani sotto le spalle, gambe divaricate, parto dalla posizione di plank, spalle lontane dalle orecchie, stringo i glutei e si va, sollevo i glutei verso l'alto e spingo il petto verso le ginocchia. E ritorno in plank controllata. Via.
Se riesco, cerco anche con i talloni il pavimento, ma lì devo avere una buona mobilità della caviglia, ma anche un polpaccio abbastanza allungato. E non è il mio caso. Ah, come tira i polpacci e torno! Via! Dietro! E torno! Me ne date ancora 4, respira. E là. Ancora 3. Supera la colonna verso l'alto. E torno. Ancora 2. Su bene. E torno. L'ultima. Salgo. E stop. Allora, spero vi sia piaciuto il nostro allenamento. Adesso ci allunghiamo e ci allunghiamo i piedi. Gambe divaricate, semi piegate, fatemi vedere. Ah, siete sempre in tanti, sono felice. Gambe divaricate, semi piegate. Braccia in alto, mi allungo al soffitto. E da qua mi stiracchio. Pensate alle gambe ben radicate a terra. Andiamo ad allungarci verso il soffitto, verso l'alto. Quanti cuoricini! Grazie! Via! Via! Via, rimango con la destra verso l'alto, lascio le gambe ben radicate a terra e fletto lateralmente il mio busto, allungo bene, faccio salire le costole di destra verso l'alto, chiudo quelle di sinistra, mi allungo bene e torno, il braccio sinistro sale, cresco sempre al soffitto, chiudo le costole di destra, salgono quelle di sinistra e fletto lateralmente, mantengo lì. E torno, metto tutte e due le mani sulle cosce, lascio andare le mani verso il pavimento, rilasso giù il capo, obiettivo prova a distendere le gambe e mantengo lì, espando le dita dei piedi, rilasso il busto, piego di nuovo le gambe, mani sulle cosce, schiena dritte, mi appoggio sulle gambe e salgo su e lo ripeto, inspiro, prendo aria. Fuori in aria, mani sulle cosce, uso le gambe per scendere. Una mano a terra, poi l'altra, lascio andare il capo e provo a distendere le gambe, allungo bene gli ischio crurali, lascio andare le spalle, lascio andare il capo, piego di nuovo e salgo verso l'alto. Mi allungo. Spingo la pancia in dentro, mando la codina tra le gambe e arrotondo bene la mia schiena. Inspiro, cresco. Fuori l'aria, scavo la pancia, arrotondo. L'ultima volta. In. Fuori l'aria. E salgo. E direi che per oggi il nostro allenamento è finito. Allora, io vi aspetto la prossima settimana alle 10 per un nuovo allenamento. Vi ringrazio di tutto e ci vediamo al prossimo allenamento. Buona giornata!